guarda, Foce Verde è bella, però è una colata di cemento. Foce Verde proprio, cioè pensate che l'unica forma di vita a Foce Verde sono i fior de fragola, i gelati, perché no, è bella. Ma però per la mia famiglia Foce Verde è sempre stata tappa di vacanza. Sì. Perché mi ricordo che mia madre, quando dovevamo andare al mare, ci svegliava alle 5 di mattina. Io dicevo, ma dai, così partiamo. Dice, diceva, ma io dove vanno a caccia? Dice, no, andiamo al mare, così partiamo a mente fresca. Alle 5 di mattina. A Ferragosto a mente fresca, ma 40 gradi comunque alle 5 di mattina. Sì, ma che io dicevo, ma la mente sarà pure fresca, ma alle 5 di mattina il resto del corpo è fragico, perché c'è... Cosa, l'informazione, ma c'era il mare alle 5 di mattina? No, arrivavamo in spiaggia talmente presto che il mare ci chiedeva scusa per i ritardi. Cioè, guarda, mi si è fatto tardi. Non me ne volere. Mi sono sentito male, ma... E si partiva. Oh. Noi andavamo, vabbè, con la famiglia, papà Sergio che guidava il maggiolino, cioè un maggiolino bianco, che era bellissimo. Mi ricordo che metteva le sedie, gli ombrelloni a sdraio, proprio tutti sopra, perché una volta si legava, no? Si legava sul... E mi ricordo che girava, cioè metteva ombrelloni, mi nonna Gina, sopra... Soprattutto nonna Gina metteva sopra. Legava tutto. Legava tua nonna sopra il maggiolone. Adesso un uomo normale avrebbe legato tutto con 5, 6, 7 giri di corda. Mio padre faceva 75 giri di corda. Scusa, e quanto era lunga sta corda? 70, dice vai, dice, perché era veneto, dice vai, gira, forza, scusa, che girava, faceva del tanto la corda da Foce Verde al Circeo. Sì, cioè bloccava tutto, che io da ragazzino diceva, papà, ma levami una curiosità, ma c'hai paura che ci si frega una roba o che ci si frega una corda, perché c'era cioè, 70 metri di corda. Qualche volta non andavamo sempre con mamma e papà, andavamo, ecco, con zia Carla, buonanima del zia, e con zio Pino, pensa che era talmente tirchio, che una volta si voleva suicidare col gas. Per paura di spendere a bombola, si è sniffato una bolletta. E non... C'è un marinaio che dorme sulla nave, all'improvviso si sveglia, guarda l'orizzonte e dice: terra, 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 terra. Sveglia tutti gli altri marinai e dice: terra, terra, terra. Va sulla poppa, terra, terra, terra. Poi va a prua, terra, terra. E allora? Terra. E allora? Non erano ancora partiti. Ecco. Su Alfredo, o parrucchiere do paese, pure si costa attività più dell'ingassi già stanno in spesse. Ecco, come ti faccio sti gabelli? Ma io sto bene così, grazie. Io sto bene così, come ti faccio aglio un peperoncino, come vuoi? Io sto bene così, sto ma veramente benissimo. Cioè, io grazie. Guarda, grazie di tutto, ma sto bene. Io quando lavoro, che i clienti già parlo, ci discuto, spetteggolo. Sì. Pure quando gli faccio i capelli, stanno tutti su WhatsApp. Sì. Ce l'hai tu WhatsApp? Io sì, ce l'ho, lei? Io sì. Pensa che mia nonna, 84 anni, si è fatto installare WhatsApp sul cellulare. Mm-hmm. Ma ha visto come funziona WhatsApp, no? Quando tu mandi un messaggio. Sì. E se all'altro gli è arrivato appaiono le lineette blu e certo. Spuntine. Spuntine, esatto. E i due baffettini. Io li chiamo le spuntature. Certo. Da fare il norcino, più che. Solo che mia nonna, donna all'antica, appena visto le lineette blu, ha pensato alla gravidanza. Certo, 84 anni. Ha pensato alla gravidanza. Dio ce ne scambi e liberi per fargli capire che non stia incinta. Immagino. È stata una settimana piscia suo telefono. Ma ti prego, veramente, non si può. È giunto il momento dell'ospite della giornata, Clevis El Masai. Ehi, benvenuto. Salve, salve. Lui è un ballerino veramente fantastico. Cercatelo su Facebook e YouTube, dove possiamo cercarti. Grazie, grazie. Sì, tutti i social. Tutti i social, praticamente. E lui, pensa, ha studiato a Londra come ballerino. Sì, sì. So che stai lavorando a tantissime cose, fra le quali un documentario, questo è un lavoro veramente onorevole. Sì. Che parla di cosa? Diccelo tu. Allora, questo documentario è un'idea che ho avuto ispirandomi alla gioventù di Velletri, anche alla mia. Vuole dare voce agli artisti giovani qui a Velletri, di un paese così piccolo, che hanno tanta voglia di fare, tanta ispirazione, e sono molto bravi e molto talentuosi, che però per un motivo o nell'altro, per un altro, non riescono ad uscire fuori. Quando sento il tuo profumo, Margherita, il mio cuore batte 1, 2, 3, boom, boom. Signori, Clevis El Masai. Quando sento il tuo profumo, Margherita, bravo, il mio cuore fa boom, boom. Sani Martin è qui.